Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Asura's Wrath. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo Kanda. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una nuova causa. Oggi invece la lotta di forza. Però c'è Asura nella miniatura, quindi probabilmente si risveglia. Magari non useremo di nuovo Yasha. Dopo aver ripreso coscienza, Asura si dirige verso il confronto con Deus, ma trova Yasha nel mezzo di un'accesa battaglia. I due uniscono le loro forze per annientare il capo delle sette divinità. I tre si scontreranno per determinare il destino di Gaea. Interessante, molto interessante. Non vedo l'ora. Durga. Mithra. Bello sto effetto. We have protected our world with this power. We, the seven deities, have finally brought stability and order to our world. Meh, mica tanto, That is it. This irritating feeling. This anger inside of me. I don't fight for good. And I don't fight for evil. August, il migliore di tutti. You are me, and I am you. You are me! I will bear the burden of your wrath and your life, Asura. Your death shall be the foundation of my new world. Yes! The source of your power is your wrath. It is so powerful it could scorch your very body. Ma quanto? Cos'è sto tripo onirico? It is power that cannot protect anything. Distrugge soltanto. Oh yes, it can. It can save the world. Save the world. This power. Ridiculous. La cosa incredibile sarebbe se alla fine si scopre che quel ragno dorato in realtà è il cattivo della storia alla fine. Ci sono delle continui costanti in questo gioco. Esplosione di questo tipo e Asura che cade dal cielo. Quante volte è successo queste due... Quante volte sono successe queste due cose? Veramente. Yo! Vediamo. Come raggiungerai quel posto? Come sempre, con i pugni. Wow, va bene. Va benissimo, guarda. Tanto ormai non ci contavo neanche più. Oh, altri nemici stronzetti. Ok. Il peggiore sei sicuramente tu. Non me ne frega niente dei minion. Morti tutti? Vieni qua. Ma perché miri sempre a quelli sbagliati, Asura? Secondo me il nostro potere è aumentato. Intendo il potere d'attacco, ovviamente. Perché mi sembra che ci stiamo mettendo molto meno a far fuori, per esempio, questi lancieri, Mi sembra a me, ma ci stiamo mettendo molto di meno. Altri? Ovviamente.
Meglio liberarsi di questi fastidiosi fin da subito. Dove sei? Non vedo, la telecamera sta girando un po' in tondo. Aspetta. Ecco qua, togli la vista da questo. Io devo togliere di mezzo quello con le palline. Eh no, e invece mi dispiace, ma ti avevo visto. Dove sei? Ok. Voi siete alquanto fastidiosi. Ma quanti ancora ne dovrò far fuori per poter andare avanti? Immagino lui sia l'ultimo. Forza, facciamo fuori i ciccioni dorati. Così possiamo proseguire in questa fase. Adesso ne arrivano altri due, quanto ci fai? Ah no, strano. Sta pensando di buttarsi dalla torre, secondo me. Si butterà giù dalla torre e con un pugno rimbalzerà verso la luna. Oh, altri nemici. Chissà perché la cosa non mi sorprende, ovviamente. Ecco fatto. Come liberarmi più facilmente dei tizi sbagliati. Ecco qua. C'erano dei tizi volanti? Io ho visto male. Mi sa che ho visto male. Distraction il cazzo. Ti va bene? Ma l'ho ucciso a colpi di pugni volanti? Ma che davvero? Dai che siamo in furia. Manca poco. Comunque il gioco sa che gli devo ancora aspettare prima di usarla. L'ho raggiunta ma non è ancora il momento. Ah, contro la porta. Vabbè, d'accordo, potevi spaccarla con un pugno, non c'era bisogno della furia, ma va bene. No, veramente, non serviva la furia per rompere quella porta. Chi c'è? Olga? No, Yasha, che è volato via. Yasha! No, ho sbagliato. Does not involve you. What? Ho schiacciato il destro io. Two children who think they're gods. E invece c'è Ganon che pensa di essere il vero dio, no? Guardalo qua. Bello lui. Con quella barba da cattivo. Perché ne ha sprigionato solo uno? Secondo me ci ferma con una facilità disarmante ora.
siamo noi a esserci fermati. Incredibilmente. Più che altro che lui non sta facendo niente, e questa è la cosa assurda. Ma sei stronzo? Ah, ci ha salvato, ok. Non ci potevi solo spostare, no? Un calcio in faccia. Stay out of my way. You are so thick-headed. You wanna fight? Vuoi fare a botte? Mi piace però il suo potere, che sono dei fulmini neri. Lui è il classico cattivo che pensa di essere buono, ma in realtà fa il cattivo. Due contro uno, You are blinded by your own pride. There are other paths for bringing salvation to Gaia. I don't care about that. I don't know how to save the world. What I do è che voglio salvare mia figlia. Sfrutteremo il potere che abbiamo ottenuto? Mi piace. Tutto questo è incredibilmente... incredibile. Non ho altro da dire. Ah, guarda che alla fine stiamo combattendo insieme agli Asha. Aia. Mi piace questa cosa. Forza Asura, spaccalo di pugni sto coglione. Forza Yasha, tienilo occupato che io mi ricarico. La Madonna. Eh no, mi è riuscito a bloccare. Che vinceremo, perché probabilmente adesso è solo la fase 1 questo. La fase 1. Ma dai, ma è velocissimo nei colpi. Era impossibile bloccarli tutti. Se usassi il cerchio mi ricaricherei velocemente. Mi ricaricherei velocemente l'L2. Ecco fatto. Con un bel colpo in furia. E ovviamente lo manchiamo. La cosa incredibile dei Quick Time Event è che per tutto il pezzo noi gli stiamo facendo il culo della battaglia, poi nei Quick Time Event lui si mostra potentissimo. Quite.
Ma vaffanculo, Yasha! Ma perché devi tagliare me per tagliare lui? Ma scusami. Dropkick in faccia. I tuoi schifosi piedi in faccia no, però. Sono interessato però, Yes. This world is hell. Ma stai zitto, tu non sai cos'è l'inferno, fidati. Wow. Fidati che l'inferno non sai neanche cosa sia tu. E lo ripeto un'altra volta, dove è Smitra? I see. Perhaps I have underestimated the power of your wrath. E ora lui ci mostrerà il suo vero potere, vero? However, it is not enough. You will not be able to defeat it with that. To fight the will of the entire planet. You must attain power greater than that. Attenzione. Si sta innalzando. Il potere del Brahmastra. Ma quanto è grosso! Guardalo! Se dobbiamo combattere contro il Brahmastra è la fine. Come ci arriviamo a combatterlo? Vabbè che Yasha gli ha spostato la mascella, per carità. Sì, tutto quello che vuoi. E Olga che fine ha fatto in tutto questo? Oh, si è creato tutto alla fine. Non ha i piedi però. Cioè mi sembra che sia tutto un pezzo unico. Sacra Devahanta Hidandra. And it is me. Azura Vrat. Sono interessato perché questa sembra la parte finora più lunga. Siamo a 18 minuti e abbiamo fatto solo la fase 1 di Deus. Doesn't matter how big you get. Well, we finally agree. That doesn't make us friends. Of course not. Still, Deus. So, this is your decision. But this is... Now stop talking to yourself. Asura, you... With a target that big, we can't... Beh, dove colpisci, colpisci. Quello è poco ma sicuro. Very well. Che cazzo hai evocato? Forza, sali, Asura. Quanto ci fai che lui guida e noi spariamo? Do not blame me if you fall off. Che zunderino. Shut up. Sta zitto, stronzo. Io spero che lui guidi tranquillamente, nel senso che io devo solo sparare e a schivare ci pensa lui. Anche se la vedo difficile. Penso che dovrò fare entrambe le cose come ho sempre fatto. Ovviamente. Le parti in volo non mi piacciono mai granché, però ti danno un hype incredibile. È incredibile come riescono a concatenare tanti stili di gioco diverso comunque.
che è quello delle combattimenti in volo, che è quello dei combattimenti a terra, quick time event. Cioè sembra che hanno mischiato tante cose assieme, riuscendoci bene tra l'altro. Non peraltro, secondo me, questo gioco ha veramente un potenziale grandissimo. Secondo me un gioco del genere, una remastered, un remake, se lo meriterebbe tutto quanto. Cioè io non vorrei che cambiassero nulla di tutto quello che c'è. Vorrei solo che lo rendessero ovviamente per una console più nuova. Per carità, ci starebbe benissimo. Ma anche in digitale mi andrebbe bene. Chi se ne frega del disco fisico a questo punto? E per dirlo io che preferisco avere i dischi fisici, questo vuol dire veramente tanto. Per un gioco del genere, fosse anche solo in digitale, lo prenderei di nuovo. Però ovviamente un'edizione completa, non dove devi ricomprarti di nuovo tutti i dischi, tutti i DLC. Vai, colpisci. Stanno colpiti. Ah, ok, per un attimo ho pensato ci avessero colpiti. Queste parti qua sono le mie preferite, quelle dove non c'è il countdown, perché puoi vedere bene la scena, quello che sta succedendo. Attenzione, il Brahmastra sta sparando, altre anime sono state consumate a cazzo. Ah no, era la nave, scusami, ho visto male. Però le anime probabilmente sono il carburante. Che ci sia Olga lì? Non sarebbe poi così strano. Ma che io, dopo tutto questo tempo, ho appena imparato che posso sparare sia continuo e sparare con triangolo contemporaneamente. Quindi finora ho sprecato tutti i colpi che ho sempre avuto. Perché io schiacciavo triangolo e poi schiacciavo cerchio. Ecco fatto. È una bomba umana comunque. Si sta muovendo, incredibile. Ci schiaccia come zanzare ora. Fa così e ci schiaccia. Piu piu, piu piu. Cioè, ma immagina la dimensione. Solo la faccia è grande quanto la terra. Di solito la mano è grande più o meno quanto la faccia. Quindi sta sparando due terre contro di noi. Vai al massimo della velocità, Yasha. Masatsu. Probabilmente se falliamo queste parti è instant morte, secondo me. Secondo me se falliamo tipo queste sequenze sei morto automaticamente. È incredibile comunque che fino adesso siamo morti una sola volta e penso anche giustamente. S, A e S. Non c'è male, che dire. Sono veramente contento ogni volta che andiamo avanti, veramente. Cioè, per un gioco PS3, che comunque non ha un sequel, non ha un prequel, è nato per essere nato come una copia diversa di God of War, a me fa solo che piacere perché è incredibile, è incredibile. Unisce tanti fattori rendendolo comunque bello. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Io vi ricordo che potete vedermi sempre sul sito Viola in live. Signori, statemi bene e buona giornata. Ciao!